Buonasera a tutti, bentrovati in questa presentazione del libro di Adriano Sofri, Il martire fascista, edito da Sellerio. E insieme ad Adriano questa sera Fabio Levi, grazie per essere qui, e grazie a voi così numerosi. Il martire fascista è un libro di cui ho avuto un po' la fortuna di avere delle indiscrezioni iniziali quando ancora non era uscito, in un paio di incontri che assieme a Adriano abbiamo fatto su altre questioni che diciamo riguardano la radio per cui lavoro, che è Radio Radicale, e mi raccontava di questa storia che per lui era molto interessante, e lo è stato immediatamente anche per me, perché la storia contenuta in questo libro ha il pregio e anche, possiamo dire, la complessità di legare tanti argomenti differenti e tante vicende storiche differenti tra di loro, proprio anche per riportarci un po' al nodo della complessità degli avvenimenti che si susseguono all'interno della nostra storia recente e antica. E proprio, diciamo, in merito a queste suggestioni iniziali, che vorrei chiedere appunto Fabio Levi di un po' parlarci della sua lettura del martire fascista, una lettura che a mio avviso ha anche, per chi poi avrà la fortuna di leggerlo, per chi già lo ha letto, ha molteplici piani di interpretazione. Man mano sveleremo insomma la trama iniziale, senza poi svelare troppo, perché è un romanzo che ha... Sveleremo tutto. Tanto non c'è Sellerio, quindi per sé possiamo... Ecco, Adriano svelerà il finale, mentre noi faremo in modo di accompagnarvi un po' all'interno di questa lettura. Quindi appunto da Fabio un po' le prime impressioni sulla sua lettura e sulla storia. Ma... Funziona? Sì. Beh, è un libro di storia che racconta un episodio, forse bisogna dire qualcosa di questo episodio, perché si può dire tutto. Sì. Allora, un omicidio di un maestro nel 1930, all'inizio dell'anno scolastico, nell'ottobre 1930, ucciso davanti alla porta di casa. Questo maestro insegnava in un paesino vicino a Gorizia, quindi in una zona slovena conquistata dall'Italia con la prima guerra mondiale. Questo omicidio viene presentato dalla stampa fascista come l'uccisione di un martire, di un maestro dedicato alla italianizzazione degli sloveni. Presentato invece dai giornali dell'altra parte, dai giornali sloveni, oltre frontiera, come l'uccisione di un maestro che maltrattava i propri allievi, se ne diceva di tutti i colori, che sputava in bocca ai bambini quando pronunciavano parole in sloveno, che era tisico e che quindi quell'atto inverecondo era tanto più riprovevole e schifoso. Quindi un episodio che apre in molte direzioni. In particolare da parte slovena emerge proprio nel racconto di quello che è appena successo un particolare importante, cioè che sembrerebbe che ci sia stato uno scambio di persona, in quanto l'autore di quei maltrattamenti in realtà non sarebbe stato Francesco Sottosanti, ma sarebbe stato un altro, e qui forse possiamo cominciare a svelare... Hai già detto quasi tutto. In particolare. No, non ho detto la cosa principale, cioè che, se lo posso dire, il responsabile di questo atto sarebbe stato il fratello Ugo, il quale era stato impiegato in quella scuola per un periodo limitato, che però nel momento dell'omicidio sarebbe tornato a Piazza Armerina, perché... la famiglia di Sottosanti era una famiglia originaria della Sicilia, in particolare di Piazza Armerina.
c'è stato appunto questo scambio di persona. Allora, il libro che cosa fa? Il libro, oltre a descrivere, a raccontare questo episodio, a cercare di circostanziarlo nel modo più puntuale, si pone una serie di domande e cerca di rispondere. Per esempio, chi maltrattava i ragazzini se non Francesco Sottosanti, cioè il maestro che è stato ucciso? E poi chi sapeva dello scambio di persona? Chi osa dire dello scambio di persona sul momento, nei momenti immediatamente successivi all'episodio? Oppure ancora, quando si emerge nella memoria o nei documenti la vicenda dello scambio di persona, perché la vicenda è stata messa a tacere da un certo punto in poi? E poi altre domande, per esempio: era vero che il maestro sputava nella bocca dei ragazzini? Era vero che fosse tisico? E così via. Cioè, si cerca di rispondere a tutte le domande che quell'episodio solleva. Io credo che i fatti siano dei grovigli di tanti fili. Nella seconda parte del libro è come se Adriano tirasse ognuno di quei fili e si muovesse nelle direzioni più diverse per aprire discorsi che a mio avviso hanno una considerevole rilevanza. Io non voglio seguire quei fili, lo farà magari Adriano in modo più puntuale e preciso di quanto non possa fare io. Io vorrei soltanto sollevare due questioni di carattere generale che attengono alla storia del fascismo e a quello che questo episodio ci dice di una dimensione particolarmente significativa di quella storia. Il fascismo avvia una politica di italianizzazione forzata delle popolazioni che definiva allora allogene, gli sloveni, i croati, e poi i tedeschi in Sud Tirolo, perché problemi analoghi si pongono anche in quell'altra regione conquistata dall'Italia con la Prima Guerra Mondiale. Avvia questa politica di italianizzazione forzata molto presto. Già nel 23 Gentile decide che la lingua slovena, ci raccontano il libro, non può essere insegnata nelle scuole. Nel 27 viene avviata la leva magistrale, cioè il reclutamento di maestri destinati a procedere nell'opera di italianizzazione forzata dei ragazzini, perché chiaramente se si vuole cancellare una lingua bisogna cominciare dai bambini più piccoli. È una politica che viene condotta sistematicamente contro tutti, in particolare contro un nemico particolarmente coriaceo, i preti, perché sono loro che attraverso l'insegnamento del catechismo, attraverso il loro rapporto con i più piccoli, in realtà lasciano la possibilità di parlare in sloveno. Quindi una politica che comporta un'intromissione dello Stato nel profondo della vita di un territorio, nel profondo soprattutto della vita delle persone che abitano in quel territorio. Sapete che la lingua è legata a tutti gli aspetti della nostra vita quotidiana, e quindi attaccare la lingua significa toccare in profondità la vita di tutti noi. Si arriva addirittura in Alto Adige a provocare una frattura all'interno della Chiesa, perché c'è una parte della Chiesa, la Chiesa tedesca, che difende la popolazione dai processi di italianizzazione forzata, e c'è invece una Chiesa italiana che si mette al servizio della politica fascista. Si tratta di una politica che chiaramente ha una connotazione totalitaria, ed è abbastanza significativo che, ed è una considerazione che non viene fatta spesso, che questa tendenza totalitaria della politica fascista si manifesti molto prima di quando normalmente si dice che il fascismo si avvia sulla strada del totalitarismo, cioè nella seconda metà degli anni 30.
Naturalmente questa politica suscita reazioni violente. Il 1930 è un anno particolarmente significativo, non solo per l'episodio che è al centro di questo libro, ma anche perché nel febbraio viene messa una bomba al giornale fascista, Il Popolo di Trieste, e il regime reagisce con estrema durezza. Il tribunale speciale condanna a morte 4 sloveni. E va ricordato, Adriano ce lo ricorda nel libro, che su 31 condanne a morte del Tribunale Speciale in tutta la sua storia, 27 sono state comminate a sloveni. Ma addirittura c'è la reazione di una piccola organizzazione di ragazzini, no? Che si chiama, come si chiama? Fratelli Neri, sì, Fratelli Neri. Sono dei ragazzini, il capo di questa banda di 17 ragazzini ha 13 anni, viene interrogato, viene piccato, viene torturato e morirà 2 mesi dopo. Quindi diciamo che è una, un episodio particolarmente rilevante, soprattutto una dimensione particolarmente rilevante della politica fascista. E qui si lega una seconda questione che a mio avviso è particolarmente significativa. C'è ovviamente una relazione molto stretta fra le diverse forme del razzismo fascista nel corso della sua storia, no? Il razzismo contro i cosiddetti allogeni, il razzismo contro i neri delle colonie, il razzismo contro gli ebrei a partire dalle leggi del 1938, e poi c'è anche un'altra dimensione che è quella del razzismo natalista che diciamo attraversa tutta la storia del regime anche a partire dagli anni 20. Io credo che tutti questi queste dimensioni diverse del razzismo fascista hanno una stessa matrice totalitaria, di un totalitarismo che è stato definito imperfetto, no? Quando si parla del fascismo lo si confronta molto spesso con il nazismo, si sottolinea come il nazismo avesse una, diciamo, una base ideologica molto più coerente, una capacità programmatica incomparabilmente più diciamo efficace di quanto non avesse il fascismo. Però io credo che sì, il fascismo può essere definito, se vogliamo, come un totalitarismo imperfetto. Possiamo dire che diciamo il suo razzismo è in qualche misura disorganico, nel senso che i vari episodi dipendono dalle decisioni di Mussolini nei vari momenti, dal suo opportunismo, dalla sua capacità di cogliere via via tutte le occasioni che gli consentivano di restare al potere, di riaffermare il proprio dominio, reagendo volta per volta senza un programma così preciso e definito come quello di Hitler. Però io penso che neanche il totalitarismo nazista possa considerarsi perfetto. Credo che diciamo il dominio e il disordine possano convivere tranquillamente, e convivevano anche durante il nazismo. E d'altra parte le conseguenze della politica fascista nei diversi ambiti, lo vediamo molto concretamente nella storia che Adriano ci racconta, furono conseguenze molto pesanti e soprattutto destinate a lasciare tracce profonde nella storia del nostro paese, che ripercuoteranno sia sul periodo della guerra sia sul periodo del dopoguerra. Pensiamo anche solo ai conflitti che i processi di italianizzazione forzata in Alto Adige sul Tirolo provocheranno dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale.
Allora, cosa voglio dire con questo e concludo? Che questo libro, oltre a essere un libro appassionante, perché apre e diciamo dipana una matassa complessa e fa vedere gli innumerevoli aspetti, anche diciamo in modo senza arrivare sempre a certezze definitive riguardo all'episodio che abbiamo considerato, oltre a far questo, apre su dimensioni che a mio avviso sono particolarmente significative e importanti della storia di un periodo importante del nostro paese. Grazie. Una suggestione che voglio sottoporre ad Adriano è proprio quella relativa al titolo, Il martire fascista, perché chiaramente l'uccisione di Sottosanti viene in qualche modo utilizzata dal regime per in qualche modo celebrare la figura di questo maestro, descritto come un padre amorevole, come un educatore assennato, e questo diciamo è un connotato molto importante, perché ovviamente in una prima battuta di questa storia diciamo la morte e l'uccisione servono al regime per in qualche modo affermare ancora con più forza una morsa, una stretta, e soprattutto servono anche a farci comprendere quanto una storia di confine diventa poi una storia che porta alla luce tantissime contraddizioni. Alcune le ha dette Fabio Levi adesso, altre le scopriremo man mano che analizziamo un po' gli intrecci di questa storia. Ecco, allora il martire fascista è anche forse la storia esemplare di una propaganda fascista intorno ad un accadimento. Ecco, in questo quanto poi ancora oggi all'interno di quei territori questa storia è vista con occhi non propriamente diciamo lineari e cristallini? Ma le storie sono lunghe, la storia italiana per esempio è lunga. Uno degli episodi terroristici di quella catena di attentati, di bombe, all'inizio dimostrative, poi che cominciano a fare feriti, benché non ancora morti, poi culminano nella strage di Piazza Fontana, su cui Enrico De Aglio ha scritto un libro bellissimo che immagino abbiate letto tutti, e da cui ci separano 50 anni. Uno di quegli episodi riguardò una bomba piazzata su un davanzale di una scuola slovena a Trieste, una scuola elementare slovena a Trieste, e un altro piazzato dagli stessi autori, e questi autori erano i fascisti paranazisti veneti di Ordine Nero, gli stessi autori della strage di Piazza Fontana, e un altro di questi attentati quasi concomitante fu la deposizione di un ordigno esplosivo su un cippo di confine a Gorizia, in quel pezzetto di terra che si chiama Terra di Nessuno. Il signor Delfo Zorzi, che era ventenne o poco più, andò di persona a collocare questa bomba e farla esplodere sul confine fra Italia e Slovenia. Le coincidenze di questo genere sono le coincidenze, immagino che sia chiaro a tutti voi e alla vostra esperienza, sono il sale della vita e soprattutto il sale poi dei libri, dei libri di storia, dei romanzi, di qualunque ricostruzione. Nel nostro caso, nel caso di cui mi sono occupato, io sono partito proprio da alcune coincidenze senza nemmeno immaginare dove rocambolescamente mi avrebbero portato. Un punto di partenza per la mia decisione di occuparmi di questa storia stava in un nome che
quasi tutti voi, tranne i giovanissimi che vedo numerosi nelle prime file, ma per il resto diciamo. Questo nome era Nino Sottosanti. Nino Sottosanti è stato un personaggio che ha avuto un grosso rilievo, per così dire, nonostante lui era anche parecchio esibizionista, quindi forse anche per lui, nella trama di Piazza Fontana. Era un noto con soprannomi come Nino il fascista, Nino il mussoliniano e Nino il legionario, ma è stato noto soprattutto perché da un certo punto in poi si è ipotizzato, del tutto infondatamente, ma all'inizio con buone intenzioni, che la sua somiglianza fisica, fisionomica con Valpreda ne avesse fatto lo strumento di una macchinazione degli autori fascisti e dei servizi della strage di Piazza Fontana. Cioè lo si è ipotizzato, sospettato, il sosia di Valpreda, vi ricordate questa cosa, più o meno. E poi Nino Sottosanti, diventato notorio come sosia di Valpreda, è stato anche l'ultima persona che, avendo questa origine fascista, di mussoliniano in particolare, si era poi a ridosso del 68 e nell'anno successivo, quello della strage di Piazza Fontana, avvicinato, qualcuno dice infiltrato, probabilmente era anche un agente più o meno regolarmente stipendiato dai servizi, una persona dal passato torbido, losco, sciagurato, vittima anche lui forse di questo suo passato, aveva tutto quello che si addice a una figura destinata a fare da capro espiatorio o da strumento di macchinazioni altrui. Era stato la persona che aveva trascorso con Pinelli l'ultimo giorno di Pinelli, il 12 dicembre, prima di essere invitato a seguire Calabresi in quella questura da cui Pinelli sarebbe uscito 3 giorni dopo dalla finestra del quarto piano. Pinelli aveva trascorso le ore precedenti al fermo, all'arresto, sia pure in quella forma grottesca, con Nino Sottosanti perché voleva rimborsarlo, e l'ha rimborsato, della spesa di viaggio sostenuta dalla Sicilia, da Piazza Armerina, da Nino Sottosanti per venire a testimoniare a Milano in favore di uno di quei giovani anarchici accusati infondatamente di essere gli autori di quegli attentati. Dunque, in tutta la costruzione contro Pinelli e contro gli anarchici e contro Valpreda, Nino Sottosanti ebbe un ruolo molto, molto forte, molto vistoso, fino a scomparire poi nel suo ritorno a Piazza Armerina. Io mi ero occupato molto di Nino Sottosanti, in particolare occupandomi moltissimo di Pino Pinelli, in particolare nel libro che ho dedicato, che si intitolava La notte che Pinelli, che ho dedicato alla morte, alla defenestrazione di Pinelli. Però avevo un altro elemento che mi spingeva a seguire questa traccia. Nelle segnalazioni biografiche dal 1969 in poi, compresa la controinformazione, Nino Sottosanti veniva nominato come figlio di un martire fascista, oppure sedicente o figlio di un martire fascista. Però nessuno si era mai occupato seriamente di rintracciare l'origine di questa denominazione. Io ho avuto una madre che nel 1930, l'anno di cui si occupa il mio libro, in cui avviene questo agguato omicida che uccide il maestro siciliano in un paesino sloveno del Goriziano, mia madre era ventenne e insegnava, era triestina ma italiana, di lingua italiana. La lingua è l'unico connotato per definire le nazionalità e per non chiamarle etnie, no? Non è l'unico, ma è quello fondamentale. Era triestina italiana e insegnava però
scuole elementari di questi paesini del Carso triestino, la cui scolaresca era interamente di bambini sloveni, esattamente come quella del paesino del maestro siciliano. E mia madre, nei ricordi scritti che aveva lasciato per noi, aveva a un certo punto raccontato questo episodio. Aveva raccontato che nel 1930 c'era stato questo omicidio che aveva fatto un grandissimo scalpore. Era la prima volta che gli antifascisti sloveni colpivano in modo da ucciderlo un maestro, e il regime fascista aveva sollevato un vastissimo clamore attorno a questo omicidio. Lo si presentava come quello del maestro amoroso, interamente dedito ai suoi bambini, a insegnare la lingua italiana e la civiltà italiana ai bambini sloveni, ucciso in un agguato. Il funerale fu un'enorme manifestazione, il trasporto della salma dalla valle del Vipacco, Vipava in sloveno, fino a Piazza Armerina, è una lunghissima manifestazione. Il treno che trasporta questa salma viene accompagnato lungo tutto l'itinerario dalle scolaresche di tutta Italia con i loro maestri, con i loro gagliardetti, con i loro fiori, fino all'arrivo a Piazza Armerina. E mia madre racconta di questo episodio e della impressione fortissima che le ha fatto, una cosa avvenuta a uno che faceva il suo mestiere a poca distanza dal paesino dove insegnava lei. E poi racconta che qualche giorno dopo una sua collega, anche lei siciliana, non vi meravigliate del fatto che ci fossero i maestri siciliani nei paesini sloveni del Carso, perché corrispondeva a questa deportazione dei maestri e delle maestre slovene da quel territorio e alla loro sostituzione forzata con questa leva di maestri fascisti dediti all'italianizzazione e alla fascistizzazione dei bambini sloveni. Una sua collega siciliana, qualche giorno dopo, le dice: sai cosa faceva quel maestro Sottosanti di Verpogliano, così era il nome italianizzato del paese che si chiama Verpoli e oggi è in Slovenia? Sputava in bocca ai bambini a cui sfuggisse una sola parola nella loro lingua madre, in sloveno, e per giunta era tisico. Dunque io mi sono trovato di fronte a questi due capi della storia tragica e romanzesca che ho deciso di finalmente seguire. Il Nino Sottosanti, che era uno dei sei figli del maestro ucciso dagli antifascisti sloveni nel paesino di Verpolje, e il ricordo di mia madre. Avevo intenzione di ricongiungere questi due capi e ricostruire la storia. Solo durante questa ricerca mi sono imbattuto in quel colpo di scena veramente imprevisto da me, che ha reso davvero rocambolesca e ancora più tragica la storia, e anche, se volete, più significativa, che ha svelato e ha fatto benissimo Fabio, non è un libro giallo, e cioè che c'era stato uno scambio di persone, che a un certo punto nella scuoletta di questo paese, che ha sì e no 1000 abitanti, insegnano il maestro siciliano 36enne che si chiama Francesco Sottosanti, padre di quel Nino e di altri 5 bambini, 5 erano già nati e del sesto era incinta sua moglie. Sua moglie, maestra a sua volta, insegna anche lei in alcuni periodi e in altri è sospesa per ragioni di salute, come dicono i documenti del provveditorato, cioè perché era ricorrentemente incinta, aveva 5 figli ed era incinta di un sesto quando avviene l'omicidio. Una donna siciliana di 32 anni, e il fratello minore di 12 anni di questo maestro, che all'età di 23 anni, 24 quando succede l'omicidio, viene anche lui a fare il supplente in quella scuoletta di
di un paesino inferiore ai 1000 abitanti. Naturalmente tutto questo è singolare, no? Che ci fossero 3 sottosanti che insegnavano nella scuoletta di Verpogliano. Però questo, che era una specie di pasticcio, non dirò alla siciliana, guai, ma di pasticcio all'italiana, in questo paesino, provoca una conseguenza, che quando all'indomani della condanna a morte dei 4 antifascisti sloveni, triestini, cittadini italiani, e la loro esecuzione a Basovizza, quella frazione sopra Trieste di cui ormai avete tutti sentito parlare per la cosiddetta foiba di Basovizza, ma che ha episodi precedenti così importanti, la loro esecuzione a Basovizza nel settembre del 1930. Questi militanti antifascisti sloveni, originari di quel territorio ma espatriati in Slovenia, decidono di compiere un'azione che vendichi i giustiziati, che erano loro compagni, amici, erano giovani triestini, e si informano nella valle del Vipacco, del Vipava, sulla situazione, su quali possono essere gli obiettivi, e raccolgono questa voce, che era diffusissima nella valle, sull'esistenza di un maestro dai comportamenti così raccapriccianti, contro i quali comportamenti erano stati vani i tentativi dei genitori degli alunni di far recedere, di far punire o di far allontanare il responsabile di questi comportamenti, e dunque decidono di unire questi due obiettivi, la vendetta per i giustiziati di Basovizza con la punizione del maestro che sputa in bocca ai bambini e si dice che sia tubercoloso. In due vanno lì una sera, preparano l'agguato, il maestro rientra dal paese di Vipacco alla sua casa, che era nella scuola elementare, gli sparano e lo uccidono. Nessuno di loro aveva neanche lontanamente immaginato che il responsabile di quei maltrattamenti, il fratello minore che era stato supplente per un periodo lì, dopo tutte le proteste dei genitori e degli alunni inascoltate a lungo, finalmente era stato silenziosamente, vergognosamente rimosso dalle autorità locali. Questo fratello minore era stato anche segretario del fascio del paese principale della zona del Vipacco e membro in luce di spicco della milizia fascista. Dunque viene allontanato, viene rimandato in silenzio in Sicilia, e quando all'inizio dell'anno scolastico successivo torna il maestro di ruolo Francesco Sottosanti lì, viene ucciso perché i suoi uccisori ritengono che sia lui il responsabile di quegli atroci maltrattamenti. Molto presto sia gli italiani che gli sloveni cessano di parlare di questa cosa, che all'inizio aveva sollevato un fortissimo clamore su ambedue i fronti. Gli sloveni, perché avevano reagito alla celebrazione italiana del martire fascista dicendo: ma quale martire fascista? Questo era un farabutto che trattava così i suoi alunni. Dunque si accorgono dell'esistenza di questo scambio di persona, e la cosa diventa così imbarazzante e così incresciosa che per molto tempo praticamente non se ne parla più. Solo molto più tardi racconteranno uno dei due stessi autori dell'agguato esattamente di averlo compiuto e il modo in cui è avvenuto. Uno dei due, perché l'altro muore combattendo contro gli italiani fascisti e i collaborazionisti sloveni nel primo scontro a fuoco della resistenza armata europea, era un tipo di vaglia questo signore, nel 1941. L'altro negli anni 70 farà una testimonianza in cui racconterà per filo e per segno come è avvenuto l'agguato. Dalla parte degli italiani, dopo la commemorazione così ostentata del martire fascista,
c'è la consapevolezza che dietro c'era questa vicenda torbida del fratello minore e dei suoi comportamenti, per cui anche qui praticamente si cessa di parlare della cosa. In Sicilia, dove la cosa naturalmente aveva avuto più risonanza, non arriva nemmeno come citazione delle accuse formulate in Slovenia la storia di questo scambio di persona col fratello. Dunque questa è la trama della storia. Storia che pone una quantità di problemi, alcuni sono quelli dei maggiori a cui ha accennato Fabio, e cioè della precocità di quello che chiamiamo il totalitarismo fascista, e di due suoi ingredienti per me fondamentali. Il primo, non solo per il fascismo, ma di qualunque totalitarismo, che tiene fondamentalmente a confiscare la formazione dei bambini. Totalitario è un regime che pretende di interferire con la vita personale e intima di tutti i suoi sudditi, di non riconoscere alcuna frontiera invalicabile alla privatezza, alle cose personali, ma in particolare, in questo caso è molto evidente la posizione del regime fascista, i cui gerarchi si convincono che con gli sloveni, così come coi tedeschi del Sud Tirol, ma di più con gli sloveni perché sono molto più combattivi, si comportano da partigiani in territorio occupato, benché non ci sia ufficialmente una guerra fino appunto al 1941, benché si sia in un dopoguerra, si convincono che con gli sloveni adulti non ci sia niente da fare, che siano irriducibili, irredimibili. Nei rapporti dei federali, dei prefetti, dei segretari fascisti, si dice continuamente l'unico tentativo che possiamo fare è sui bambini, cioè di strappare l'educazione dei bambini ai genitori, ai preti, ai maestri sloveni. Naturalmente questa cosa è terrificante, no? Però è anche tipica di tutti i totalitarismi. A un certo punto, in questa furia che spinge a cancellare qualunque parola nella madrelingua slovena degli indigeni di lì, che il fascismo chiama allogeni, cambiare i nomi delle persone, cioè togliere loro completamente l'identità, come si dice, la carta d'identità, italianizzare, come si dice, lo chiamano restituzione, restituire il nome originario, perché secondo loro all'origine gli sloveni non esistono, gli slavi, i croati non esistono. Dunque restituire i nomi italiani ai nomi sloveni, restituirglieli fin dentro i cimiteri, cioè scalpellare i nomi dei morti in sloveno e sostituirli con quelli di italiani, anche questo succede in alcuni paesi. Arrivare a rifiutare l'impiego della lingua slovena in tutte le scuole, ma persino nella liturgia cattolica, e gli sloveni sono cattolicissimi, più ancora degli italiani di quel territorio. E insomma stravolgere completamente qualunque retaggio culturale del luogo. E arrivano a un certo punto a pretendere di imporre che non si parli sloveno nelle famiglie. Allora questa cosa non è soltanto furibonda, non è soltanto feroce, è anche apparentemente folle, no? Come si fa a impedire nel chiuso delle case a parlare nella propria lingua madre dentro una famiglia? Lo si fa tramutando i bambini, come è successo non solo qui, continuamente nella storia, tramutando i bambini in delatori dei loro genitori, dei loro fratelli maggiori, delle loro sorelle. Dunque, questo è un elemento decisivo del totalitarismo. Un secondo elemento decisivo è, a mio parere, il razzismo. Allora, l'idea che il razzismo sia intervenuto
nel 1938, vabbè, questa idea non ce l'hanno solo ormai le persone in malafede, no? C'erano state le guerre coloniali, imperiali, dove il razzismo era scopertissimo. Ma quando Mussolini va a Trieste nel 1938 e per la prima volta proclama il programma razzista dell'impero fascista, che si tradurrà fra poco nelle leggi razziste contro gli ebrei, rivendica in quel discorso orripilante di Piazza Grande, Piazza dell'Unità a Trieste, con una... Guardatelo se non l'avete già guardato, il filmato del discorso di Mussolini a Trieste. Sceglie Trieste, no, come luogo in cui lanciare il suo programma razzista. Rivendica al fascismo di essere stato razzista fin dalle origini. Allora, gli storici così indulgenti nei confronti del totalitarismo imperfetto fascista, è vero che era un totalitario ed è vero che era imperfetto, si tratta solo di scegliere quale dei due termini prediligere, diciamo. Oggi va molto di moda prediligere l'imperfezione del fascismo, cioè le falle, una specie di ritorno. Avete visto anche i sondaggi di ieri che sono stati pubblicati, no? sulla indulgenza degli italiani nei confronti. Naturalmente era imperfetto, sì, era molto più perfetto, per così dire, quello nazista. Però questa radice razzista è il comportamento nei confronti degli sloveni, denunciato in questo modo dagli sloveni più intelligenti, più lungimiranti, più capaci di capire che cosa stavano sperimentando, è una radice degli sviluppi ulteriori della storia del fascismo. Poi scusate, sono stato lunghissimo e Massimiliano gli dispiace perché lui ha moltissime domande da fare. Non è la prima volta che ne parliamo. Ma l'altra cosa che vorrei dire subito di tutti quei temi generali sollevati da questa storia rocambolesca anche, è una questione assillante, angosciosa, che secondo me si ripete in tutte le situazioni in cui ci troviamo di fronte a un contrasto così, così aspro, così apparentemente irriducibile, compresi i nostri giorni. E cioè, io credo di avere dimostrato, spero di avere dimostrato, che almeno quel dettaglio, il più raccapricciante di tutti, e cioè il fatto che il giovane maestro che sputava in bocca ai bambini, gli faceva spalancare la bocca e ingoiare il suo sputo, fosse anche tisico, di avere dimostrato che non era vero, che era un sovrappiù che si è aggiunto a questa notizia. Non importa che adesso vi dica come è scritto nel libro, mi pare che sia possibile con larghissima probabilità documentare questo. Però è sicuramente documentato quel comportamento terrificante. Ora, non è solo raccapricciante, pone anche il problema di come è possibile che si arrivi a un odio così atroce da scatenarsi contro bambini inermi, indifesi, assegnati alla tua custodia, alla tua tutela, messi in tua balia, e non in un campo di sterminio nazista o in un lager, ma in una scuola elementare dove tu sei il maestro e loro sono gli alunni. Da dove viene una furia simile? Da dove vengono tutti i furori che hanno invaso l'Europa e che invadono il mondo ancora oggi? Ora, in quella situazione in particolare, questo problema è inevitabile da porsi, ed è anche più facile, per così dire, rispondere, anche se la risposta non è né una spiegazione né una giustificazione. Cioè, che cosa succede? Che lì c'è un territorio nel quale si è consumata una carneficina la più selvaggia, la più inaudita di tutta la storia del genere umano. Niente è paragonabile di quello che viene prima alla prima guerra mondiale.
E la Seconda Guerra Mondiale non è che una specie di appendice, terrificante certo, ma di appendice di questa lacerazione avvenuta nel corso della Prima Guerra Mondiale. Nel corso della Prima Guerra Mondiale si battono sui due lati del fronte, da una parte combattenti, l'esercito austro-ungarico, composto in quel territorio essenzialmente da quegli allogeni, cioè dagli sloveni e dai croati, che in parte sono stati mandati dall'impero austro-ungarico a combattere in Galizia in particolare contro i russi, ma soprattutto sono stati mandati a fare il nerbo delle forze armate austro-ungariche contro gli italiani nella zona di cui sono titolari, da cui vengono, dove hanno abitato. Caporetto è un paese sloveno, oggi è interamente sloveno, si chiama Kobarid. Dall'altra parte questi sloveni combattenti sono all'origine di quel nomignolo invalso per descrivere i tedeschi, per cui noi diciamo che i tedeschi, chiamiamo i tedeschi crucchi. Perché chiamiamo i tedeschi crucchi? Perché quando si arrendevano all'esercito italiano, come sapete nelle battaglie della Prima Guerra Mondiale, per esempio le 11 famose battaglie dell'Isonzo, in genere morivano 50, 60 mila, 30 mila, 40 mila persone in due giorni. Poi c'erano decine di migliaia, a volte centinaia di migliaia di prigionieri. I prigionieri del fronte austro-ungarico, consegnandosi affamati, macilenti, dicevano come prima parola agli italiani che li catturavano kruh, che in sloveno vuol dire pane. Gli italiani pensavano che i tedeschi fossero quelli e noi abbiamo chiamato i tedeschi crucchi. Dalla parte degli italiani, per esempio dei siciliani, si andava a combattere lì in nome della patria, della redenzione di quelle terre che erano il fiorfiore dell'italianità, della patria, eccetera, e si versava sangue in quella maniera efferata. E dunque il maestro siciliano che va a insegnare lì ritiene di stare sacrificando la sua esistenza all'ideale della patria, dell'italianità, dell'italianizzazione, si sente legittimato come titolare di quei territori da tutto il sangue che è scorso, per esempio, di 50.000 siciliani che sono morti nella Prima Guerra Mondiale, quasi tutti ventenni e contadini. Dall'altra parte ci sono le persone che hanno sempre vissuto lì, sono nate lì, sono morte lì, i cui genitori, i cui antenati sono sepolti lì. Cioè c'è un conflitto fra due apparenti titolarità che spiegano come si possa arrivare a una ferocia così estrema. Guardate, qualcosa di simile, naturalmente di incomparabile, avviene oggi in tutti i conflitti a cui assistiamo. Quando noi proviamo a spiegarci come facciamo a fare così schifo come facciamo oggi, in maniera inconcepibile, per esempio per le persone della mia generazione che hanno visto il mondo cambiare in maniera radicale, no? Impensabile nell'arco della loro vita. Però come facciamo oggi a spiegarci che una brava signora italiana sopra un tram risponda, come dicono i giornali di oggi, a una giovane signora di colore nero che si è alzata per darle il posto, vai via brutta negra, io non mi siedo dove sei seduta tu. Come facciamo a spiegarcelo? È difficile, guardate, quanto spiegarsi come mai un maestro siciliano andasse a sputare in bocca agli alunni. Allora, sono tantissimi i temi, diciamo, sollevati dai due interventi. Ce n'è uno che forse appare importante per la definizione poi di come è stato possibile, ovvero sempre l'inganno, e mi ricollego un po' alla domanda iniziale, della propaganda, ovvero l'idea che ad una soppressione di qualcuno
c'è sempre in qualche modo la prefazione di una paura, di uno sconvolgimento etnico, di una sostituzione etnica da parte di chi sta dall'altra parte del confine, che generalmente viene prima dominato e poi ovviamente o lasciato al proprio destino o soppresso. In questo libro ovviamente si racconta, come ci ha appunto detto fino a questo momento Adriano, anche questo gioco di propaganda. Allora però un po' la provocazione che lancio ad entrambi è, diciamo, il gioco della propaganda è sempre lo stesso, il nemico viene sempre in qualche modo dipinto con la stessa modalità e viene in qualche modo consegnato all'opinione pubblica con la stessa modalità, perché tu hai parlato di restituzione, ma c'è anche una restituzione del nemico. Noi abbiamo dei nemici che ci vengono dipinti in modo ciclico. E allora che cos'è che poi, chiedo prima Adriano e poi magari anche una considerazione a Fabio, che cos'è che poi alla fine in queste storie va sempre nello stesso modo? C'è sempre una popolazione che in qualche modo inizialmente non cerca di capovolgere questo paradigma. Prego Fabio. No. Ma io non lo so se vada sempre allo stesso modo. Cioè, io credo che la cosa interessante di storie come queste è che ogni volta scopri qualche cosa di diverso. Cioè, per esempio, è interessante seguire sui documenti le emergenze, no? Che ricompaiono volta per volta della verità sull'episodio in questione. Nel senso che sì, c'è la propaganda, la propaganda ha un peso straordinario, i giornali fanno ovviamente il loro mestiere, però per esempio nei documenti di polizia ogni tanto emerge qualche cosa che contraddice quella propaganda, poi queste emergenze vengono sistematicamente cancellate e prevale il punto di vista di chi ha il potere di imporsi, no? Quindi sì, il risultato finale è quello che dicevi tu, però quello che secondo me è interessante è proprio scavare e studiare come gli atteggiamenti dei singoli a volte contraddicono la realtà della propaganda. Mi ha molto colpito questa organizzazione dei Fratelli Neri, questi ragazzini che reagiscono da ragazzini contro l'offesa che viene compiuta nei confronti di ragazzini, no? Cioè è una cosa straordinaria, perché si vuole colpire i più giovani, perché è in quel modo che si pensa di poter trasformare radicalmente una società, impedendo ai bambini di parlare la loro lingua, e i bambini reagiscono in prima persona, no? Chiaramente è un episodio limitato, ma è un episodio secondo me clamoroso in un contesto come quello, no? Quindi credo che uno degli aspetti interessanti di questo libro è proprio quello di far vedere la diversità negli atteggiamenti dei singoli, di far emergere comportamenti o punti di vista che non trovano poi modo di esprimersi in forma piena, no? Ma danno la misura di come in modo sotterraneo e però a volte anche clamoroso c'è la possibilità di contrastare un potere che indiscutibilmente è molto più forte e alla fine impone il suo punto di vista. Qualcosa da aggiungere? No, figurati, è pieno di cose. Io avrei risposto come Fabio, cioè niente è uguale. Cioè, una volta che abbiamo indicato le affinità, le analogie, le somiglianze, poi dobbiamo stare molto attenti alle dissimiglianze, alle singolarità. E viceversa, se insistiamo troppo sulle singolarità, poi dobbiamo ricordarci di mostrare le somiglianze. Questo vale in generale, per esempio, per una questione così
fantastica come il razzismo di cui abbiamo appena accennato, no? Cioè noi ci definiamo grazie alla contrapposizione, alla distinzione, alla diversità. Però quando è che la vita diventa bella? Quando noi ci innamoriamo della somiglianza, no? Cioè una volta che ho detto che cosa mi rende diverso da Enrico De Aglio, nonostante stiamo mangiando nello stesso piatto da 70 anni, lui, 77 io, e definito tutto questo e prese le distanze reciproche, però poi io gli voglio bene perché ci assomigliamo moltissimo, no? Cioè la prevalenza della diversità è una specie di mania del genere umano in cerca per l'appunto di identità. Con gli ebrei, come è noto, è la cosa principale, perché è difficilissimo mostrarsi diversi dagli ebrei. Sono quasi uguali ai non ebrei. Solo che la sanno più lunga, frequentano di più i libri, frequentano di più i soldi perché li abbiamo costretti a occuparsi loro dei soldi perché gli abbiamo vietato di zappare la terra, eccetera, eccetera. Dunque dobbiamo inventarci delle cose, dobbiamo attaccarci al naso degli ebrei, no? Come sapete il naso ha una funzione decisiva nella storia del genere umano, il naso di Cleopatra ha provocato tutte le conseguenze che ancora patiamo oggi, no? In questa storia che ho ricostruito c'è una specie di ricorrenza di antipodi, di opposizioni, di contrasti radicali, no? Fascismo, antifascismo, già questa è una cosa molto importante perché questi sloveni non sono nazionalisti. Per esempio questo periodo è la premessa decisiva per occuparsi poi della discussione che non fa che migliorare sul piano delle conoscenze e peggiorare sul piano della propaganda a proposito delle foibe, no? Cioè è una premessa davvero decisiva. Questi combattenti sloveni che poi saranno accantonati e qualche volta addirittura perseguitati dai partigiani comunisti, che saranno egemoni valorosissimi anche nella resistenza jugoslava, quelli di Tito, questi antifascisti sloveni che non sono comunisti, però non sono nazionalisti, sono antifascisti, non ce l'hanno con gli italiani. Uno dei due che hanno sparato al maestro Sottosanti va a prendere accordi a Parigi in quello stesso pochi mesi prima di quell'attentato con Carlo Rosselli e con la concentrazione antifascista Giustizia e Libertà, per intenderci, no? A Parigi. Questi due, lui e l'altro autore dell'agguato, che si chiama Cernach, un personaggio affascinante, insomma, se volete, anche allarmante, no? Mentre il primo, quello che è morto nel 1941, è il più importante combattente sloveno, il più importante capo militare, ma anche una forte personalità politica e intellettuale. L'altro è un personaggio decisivo perché intanto ha fatto il carabiniere italiano a 20 anni, ha fatto la leva facendo il carabiniere, ma fin da bambino è un esperto sfegatato di carso. Di carso vuol dire del bosco, della roccia, delle doline, delle foibe, delle grotte, delle cavità. È uno imbattibile ed è un cacciatore ed è un bracconiere, viene addirittura ricercato dalla stessa polizia slovena come bracconiere. È uno che ha il carso nella sua tasca. Nel confronto con gli italiani occupanti di quella terra, immaginatevi che sproporzione ci sia. Tutte le azioni militari delle avanguardie slovene nel carso sanno di potersi fidare quando c'è questo Cernach. Quella è casa sua. Allora, questi sono antifascisti. Ci sono anche degli sloveni che sono semplicemente nazionalisti,
che sono addirittura parafascisti, cioè sono contro il fascismo italiano perché è italiano, non perché è fascismo. Questo avrà ripercussioni nella lotta di liberazione, quelli che si chiamano... Va bene, no, adesso questo non è importante. C'è una contrapposizione radicale fra questi due punti estremi dell'Italia, no? Questi vengono da Piazza Armerina. Piazza Armerina è il centro-sud della Sicilia. Piazza Armerina è un posto favoloso, no? Convinto chi viene da Piazza Armerina, anche se è un contadino magari analfabeta, di venire da un posto che ha da insegnare la civiltà a tutto il mondo. Basta, i mosaici non erano ancora venuti fuori, quei mosaici i più belli del mondo di Piazza Armerina. Però Piazza Armerina è un posto di 100 chiese, come si dice proverbialmente, di 100 famiglie nobiliari, ciascuna titolare della sua chiesa, del suo convento, delle sue figlie monache, delle sue scuole private, eccetera. Mentre lì si va dagli sloveni, che come i popoli slavi sono privi di Stato, quindi privi di storia, privi di cultura, persino privi di lingua, dicono gli italiani. Questa polarità, insomma, fra il confine nord-orientale estremo e la Sicilia, questa polarità che nella mia storia mi ha permesso di tirare fuori in maniera del tutto marginale rispetto al mio racconto, ma di cui nessuno si era occupato, salvo mio errore, io sono abbastanza ignorante, però Google supplisce alla mia ignoranza. Una cosa che veramente fa impressione: nel 1931 il vescovo sloveno di origine, come tutti i presuli, i prelati del territorio sloveno della Venezia Giulia e del Friuli e di buona parte del Friuli, il vescovo sloveno, che si chiama Francesco Borgia, Francesco Borgia è un nome, il cognome è Sedei, è un nome perché c'è stato alla fine del Cinquecento un santo gesuita che si chiamava San Francesco Borgia e lui prende il nome da questo santo. Questo arcivescovo di Gorizia, inviso alle autorità fasciste perché è un difensore della lingua slovena contro i tentativi di annientarla. Queste autorità fasciste fanno di tutto senza risparmiarsi nessuna arma per destituirlo, per mandarlo via. Ci riescono all'indomani dell'agguato a Sottosanti e sfruttando due cose, questa circostanza e il fatto che nel 29 si è firmato il concordato e il Vaticano cala le brache ormai rispetto alle pretese fasciste. Nel 1931 questo prestigiosissimo arcivescovo di Gorizia viene destituito. Guardate, è una cosa senza precedenti per la storia della stessa Chiesa Cattolica. Perde la sua cattedra di arcivescovo. Pochi mesi dopo muore, a 77 anni, non è, forse è morto di vecchiaia, è morto anche di mortificazione, di umiliazione, di dolore. Nello stesso 1931 in cui succede questa cosa a Gorizia, viene costretto a fare una biura pubblica che viene pubblicata a suo disdoro sull'Osservatore Romano dalla Chiesa di Roma, dal Vaticano, il vescovo di Piazza Armerina, al quale si rimprovera di avere ceduto a una concezione troppo poco tomistica, troppo relativistica della dottrina cattolica, e in particolare di avere intessuto rapporti con la cultura laica, compreso Benedetto Croce, eccetera. La ragione vera di questa umiliazione del vescovo di Piazza Armerina, costretto a fare abiura nella cattedrale di Piazza Armerina, quella bellissima chiesa che avrete visto nelle cartoline, che è il culmine della città, di una città che sale verso l'alto, il vescovo di Piazza Armerina si chiama Mario Sturzo e ha 10 anni di più del suo fratello minore, che si chiama Luigi Sturzo, e che non è un vescovo ma un prete, ha fondato il Partito Popolare, è stato al governo nel primo governo
fascista, pentendosene rapidamente. Nel 1924 è stato, per così dire, costretto dalle pressioni del regime e della Chiesa a andarsene in esilio, tornerà solo nel dopoguerra con la liberazione. E dunque in questi due posti, che apparentemente sono i più remoti fra loro, succedono due cose assolutamente eccezionali. In uno viene privato della sua cattedra l'arcivescovo, nell'altro mantiene la sua cattedra ma costretto al silenzio, non potrà più scrivere un articolo, questo bravo Mario Sturzo, vecchio vescovo, che dura ancora 10 anni dopo questa umiliazione che gli viene inflitta, era uno scrittore, scriveva romanzi edificanti, scriveva poesie bruttissime, scriveva trattati di teologia, pare molto buoni, scriveva un carteggio con suo fratello Luigi, bellissimo. Io ho potuto scrivere un capitolo di questo genere, che penso che adesso saranno costretti a prenderne atto, no? Gli studiosi e del clero goriziano e del clero siciliano, insomma ci sono intrecci veramente impressionanti, veramente fantasmagorici, no? Quasi sempre tristissimi, però anche il mondo è piccolissimo. Ecco, veramente due battute finali, la prima di giudizio, perché abbiamo aperto questa conversazione soffermandoci brevemente sul carattere del romanzo storico, appunto, che il martire fascista compone, ma devo dire che da lettore è un romanzo storico particolarmente felice, lo chiedo a Fabio Levi, perché queste parti che appunto i nostri spettatori, ascoltatori e speriamo anche lettori del libro potranno trovare, c'è una sapiente unione tra la parte degli archivi, la parte personale, su cui insomma chiuderemo anche con Adriano, e tutto quanto questo mondo fatto di incroci, di coincidenze, di piccoli pezzi di storia locale che diventano paradigma di una storia universale. Ecco, onore al merito all'autore, però rappresenta anche un caso particolarmente interessante, sia anche da un punto di vista lessicale, per come si uniscono i tanti linguaggi all'interno di queste pagine. Ma io, più che di un romanzo storico, parlerei di un libro di storia scritto bene. molti storici sottovalutano la dimensione della scrittura, fanno ricerche straordinarie, raccontano delle storie molto interessanti, però sottovalutano la necessità di raccontare quello che hanno scoperto in un modo che sia adeguato al contenuto che vogliono proporre ai loro lettori. Allora, una storia come questa poteva essere raccontata in molti modi. Credo che il modo che Adriano ha scelto è particolarmente efficace, perché per esempio Adriano sottolinea in continuazione le coincidenze, no? Allora, di coincidenze pieno il mondo, basta saperle scoprire, perché ce ne sono un'infinità, però usa le coincidenze come la chiave o lo stimolo per approfondire, per scoprire o aprire dimensioni nuove al racconto. La coincidenza fra la cacciata dell'arcivescovo di Gorizia e la biura del vescovo di Piazza Armerina apre un capitolo, secondo me, molto interessante, che ovviamente nel libro è solo impostato, e cioè di come cambia la Chiesa Cattolica durante il fascismo e di come dopo il concordato la relazione fra Chiesa e regime diventa sempre più stretta e sempre più con effetti sempre peggiori, no?
Ci sono altre coincidenze, il fatto per esempio che siano siciliani i reggimenti che prendono Gorizia da un lato e siano siciliani i maestri che si insediano nel paesino sloveno, dà conto a mio avviso di un fenomeno particolarmente interessante di quella fase storica, cioè di come a partire dalla prima guerra mondiale poi nel periodo successivo si stia facendo l'Italia, cioè la mobilità all'interno del paese è sollecitata dalle trasformazioni politiche, sociali, economiche, eccetera, trasformi complessivamente la natura della penisola. No? Io credo che il modo attraverso cui Adriano ha costruito questo libro, cioè di una successione di brevi capitoli che considerano quell'episodio da punti di vista diversi, in chiave diverse, a mio avviso apre di pana la matassa di cui parlavo prima, o aiuta il lettore a magari continuare lui il percorso che viene iniziato in quei brevi capitoli. Quindi appunto nel romanzo c'è fiction, qui non mi pare che ci sia fiction, mi pare che ci sia come dire, capacità di guardare le cose da molti punti di vista e di diciamo mettere in valore quei punti di vista per far emergere aspetti sempre diversi e porre problemi sempre nuovi. Ecco, ultima battuta, abbiamo cambiato in questa presentazione la natura tipografica del libro, quindi faremo una battaglia politica per farlo adottare l'anno prossimo nelle scuole, così è diventato un libro di testo. È persa questa battaglia. È persa già in partenza. Non vengo adottato nelle scuole. Voglio aggiungere solo una cosa. Naturalmente quando ci si occupa di una cosa del genere si diventa un po' megalomani da un certo punto di vista, no? Non so, per esempio De Aglio, scusate, non è che posso prendere, esatto, non ho sentito, ha detto che dopo parla lui. No, ma non potevo prendere due del pubblico, si prende uno. No, ma De Aglio vuole ritirare fuori il grande dipinto di Bai nel cinquantenario, dopo che è stato nascosto per 50 anni. Cioè si diventa megalomani, ci si pone un traguardo che va al di là del pubblicare un libro e magari anche venderlo. Per esempio, io non posso fare a meno di pensare, già quasi all'inizio, quando ero ancora poco oltre l'inizio, all'eventualità di non dico di fare una cerimonia pubblica, ma di mangiare una pizza con due delle persone con cui ho fatto amicizia a Verpolje e tre delle persone con cui ho fatto amicizia a Piazza Armerina, no? Cioè dopo di allora Verpolje e Piazza Armerina non hanno più avuto niente a che fare. Adesso, fra pochissimi giorni, il 12, io vado a Verpolje a presentare questo libro. Non vado a presentare questo libro, vado a parlare con quasi tutto il paese di Verpolje, dove sono andato e ho parlato solo con poche persone preparando il libro. Però adesso è tutta un'altra cosa, no? Ci sarà una assemblea di paese che veramente mi fa un grandissimo piacere, no? E aspetto con grandissima partecipazione. A Piazza Armerina, quando ancora non sapevo la storia del doppio, del fratello, eccetera, storia per me veramente sconcertante, come una specie di castigo delle mie manie contro qualunque raddoppiamento, no? A un certo punto in Italia degli sciagurati hanno voluto farci credere che all'attentato di Piazza Fontana fosse stato commesso da due autori con due valigie, due bombe, due taxi, due di tutto,
E la cosa è stata presa sul serio, cioè a questo punto siamo arrivati nel grado di qualità dell'opinione pubblica contemporanea. Io mi sono battuto contro questa cosa, ma non solo per principio, perché basta guardarla in faccia, una storia del genere viene da ridere, ma perché avevo le carte che dimostra, io ho dimostrato in un mio libro messo online contro queste tesi forsennate che effettivamente c'era stato un secondo taxi e che sul secondo taxi non viaggiava il sosia di Valpreda ma una fotomodella norvegese, e che la fotomodella norvegese era stata identificata, interrogata dalla polizia, bastava leggere gli atti processuali invece di ipotizzare che ci fosse il secondo taxi col vero attentatore stragista. Va bene, tutto questo per dire che è una cosa da pazzi. Sono andato a Piazza Armerina, ancora non sapevo niente di questa storia, mi sono accorto che lì era vivo uno dei figli, dei sei figli del martire fascista, era vivo, ha compiuto 90 anni lo scorso ottobre, è stato ripetutamente sindaco di Piazza Armerina, è sempre un uomo di destra, è stato consigliere regionale siciliano, ho rinunciato a interpellarlo perché era difficile, ho visto che era difficile. Quando poi ho scoperto questa trama complicata, sono tornato a Piazza Armerina e ho scoperto che non c'erano solo i discendenti di questo figlio del martire fascista, ma c'erano anche i discendenti di suo fratello, di quello di cui io ho raccontato che era il vero autore di questi maltrattamenti orrendi e che erano effettivamente avvenuti. E dunque è successo che persone, figli, nipoti, che non sapevano niente di tutto ciò, sono venuti a sapere una storia così terribile da me e da questo libro. Fino a questo punto queste persone non solo non vogliono avere a che fare con me, ma credo che mi detestino, no? Che mi odino. È una questione molto seria, no? Questa qui. Cioè si può interrogarsi, decidere se pubblicare o no una storia del genere con conseguenze di questo tipo. Naturalmente uno ha molte buone giustificazioni, per esempio questa storia, non come l'ho ricostruita io, ma nei suoi sommi capi, come in una voce di dizionario, nelle pubblicazioni slovene c'era. Però le pubblicazioni slovene non sono mai state... È come se la Slovenia fosse più lontana del Kazakistan. Cioè, la Slovenia, capite? Del resto, quanto fosse lontana la Bosnia, l'abbiamo visto tutti, no? Quando... Va bene, io vi ringrazio molto. Adesso diamo, c'era prima De Aglio che si era prenotato con largo anticipo, non so se c'è un microfono, Marco Pautassolo. Aspetti. Ecco. A proposito di somiglianza, c'è la vendetta, ma mi chiedevo se è venuto in mente anche a te. Se ci sono, se ti ha, non so come dire, suggerito qualcosa, un paragone tra la sputata del maestro Sottosanti nella bocca di un bambino e la citofonata di Salvini. No, non sto scherzando. E la citofonata di Salvini, la famosa citofonata. Anche perché stavo leggendo adesso, oggi, sulla stampa, c'era una pagina, delle cose che io non sapevo. La famiglia lì non è una famiglia tunisina, è una famiglia italo-tunisina. Cioè la signora è italiana, il marito è tunisino e stanno lì da 40 anni, lui ha detto io ero qui da prima che Salvini nascesse. E la seconda cosa è che è successa questa cosa qua, si sono dati da fare loro, gli italiani e tunisini, a chiamare tutti gli altri, insomma, con nazionali o comunque famiglie miste, italiane e tunisine, comunque gente che aveva il permesso, la cittadinanza italiana ormai da tempo, e non era mai andata a votare perché non era mai andata, e così sono andati in massa a votare questi del Pilastro, contribuendo alla vittoria elettorale. No, però insomma questo era. Somiglianze. Raccogliamo anche un'altra. Per
Volevo sapere cosa intendavate per totalitarismo perfetto e imperfetto. Ok. Perché il dottor Levi ha detto che anche il nazismo non era un totalitarismo perfetto. Scusa, rispondo io che non sono del mestiere, mentre Fabio è un vero storico. In particolare negli ultimi anni dei buonissimi storici italiani hanno studiato meglio cose che prima erano studiate meno e hanno chiarito come ci fosse all'interno dell'apparentemente compatto. Intanto bisogna dire una cosa, il termine totalitario per il regime fascista è un termine positivo. Cioè i fascisti dicono noi dobbiamo essere totalitari. Sono loro che hanno inventato il termine. L'hanno inventato, sì. È questo rovesciamento del lessico interessante, no? Cioè oggi se siamo ancora alla soglia di una svolta radicale, però ancora oggi noi diciamo, non noi, io no, nemmeno tu, ma sono razzista, non sono razzista, ma naturalmente il fascismo diceva noi siamo razzisti e tutt'al più aggiungeva un ma per dire che non riuscivano a esserlo interamente, totalitariamente. Dunque questo capovolgimento lessicale è già significativo, però si sottolinea il fatto che all'interno del fascismo esistessero una quantità non solo di sciatterie, cose fra virgolette italiane, che anche questo è però un pregiudizio abbastanza infondato, non è che i tedeschi siano così tedeschi come noi abbiamo provato a dire che fossero, perché così noi sembravamo buoni italiani, diciamo. Ma esistessero anche, diciamo, distribuzioni e contese di poteri molto forti, rivalità certamente di gruppi politici all'interno dello stesso partito fascista o per esempio fra i corporativisti e gli anticorporativisti. Esistessero contraddizioni molto forti fra, che so io, gruppi economici molto importanti, per esempio si sottolinea sempre l'importanza dei bravi manager che nel fascismo avevano una certa autonomia, non so, Beneduce, no? L'IRI, la storia dell'industria di Stato italiana. Si sottolinea come all'interno di corporazioni come per esempio la magistratura, gli stessi giuristi, esistessero degli spazi di relativa indipendenza, eccetera, eccetera. Cioè, tutto questo è stato messo in rilievo, non dico in polemica, qualche volta in polemica e in malafede, ma diciamo per correggere una versione del fascismo che lo dava come una specie di sistema compatto e senza falle. Ecco, cioè io ho letto poche cose di questo tipo, ma i due nomi più importanti per le poche cose che ho letto io sono quelli di Sabino Cassese e di Guido Melis, no? Cioè questi sono autori che secondo me vanno letti e tenuti molto in conto, con una piccola obiezione finale, e cioè che nonostante tutte queste falle del fascismo, il fascismo è stato capace di anticipare le leggi razziste tedesche, di anticiparle, non di seguirle, e di essere radicale non solo nella complicità, ma nell'attivismo genocida, per esempio nella questione, nel genocidio anti-ebraico. Scusami? Ah, se mi ringrazi con lei mi fai fare una figura veramente.
Allora, c'era forse qualcun altro e dovevamo rispondere anche a De Aglio sulla città. No, a De Aglio io non rispondo, non vorrei compromettermi. Per principio non... È una storia straordinaria quella lì, guardate. Cioè che questo faccia delle cose perché è di una improntitudine totale ma senza neanche capire che cosa fa, è evidente, no? Poi le fa ricorrentemente, non era nemmeno agosto. Però poi, per l'appunto, una storia che sembrava una vergognosa follia, poi la dipani, come dicevi tu, e viene fuori tutta questa roba qui. Io ho visto ieri sera, no, se non sbaglio, l'intervista del ragazzo lì, sì. Del ragazzo italianissimo, che non vuol dire che non sia tunisino, nato in Italia, cittadino italiano dalla nascita, eccetera, 17enne. Ha cantato anche un pezzo del rap che sta scrivendo su questa sua esperienza, diciamo. Cioè, con una parte del dibattito nel talk show che lo trasmetteva, che sosteneva che il ragazzo mente quando dice la mia vita è diventata un inferno, perché guarda che successo che sta avendo, no? Cioè, noi siamo in un paese così, c'è uno che si chiama Borgonovo. Ieri sera, Borgonovo, della verità. Forse è ora di andare via. Su Borgonovo chiudiamo. Grazie a Fabio Levi, Adriano Sofri, martire fascista Sellerio. Grazie.